gente era molto povera. E c'era il curato Sciocchetti, un bravo sacerdote che ha aiutato tanto questa povera gente. Ha aperto un laboratorio per far lavorare questi ragazzi, imparare questi ragazzi a tessere, imparare a ricamare, imparare. Perché allora le donne, le sarte, erano le sarte di bianco e le sarte di nero. Le sarte di bianco erano quelle che facevano le camicie, le sottoveste, loro si portavano le sottoveste, non si portano più, le mutande, queste cose così di bianco. L'oratorio è stato aperto dal curato Sciocchetti alla fine del 1800. Lì alla chiesa della Madonna della Marina, dietro alla chiesa, lì. E c'erano anche durante, diciamo, la prima guerra mondiale, durante le epidemie, così, c'erano le cucine economiche. Le cucine economiche in questo senso, che cucinavano, cucinando, facevano delle minestroni, facevano la fava, l'essata, e le persone che non avevano da mangiare andavano lì. E gli dava grazie. Quando c'è stata la spagnola, l'influenza la spagnola, finita la prima guerra mondiale, la spagnola, e allora Sciocchetti comprava le uova, le distribuiva alle famiglie povere, il vino cotto, dava, insomma, aiutato moltissimo.